dovuto venire a Scampia per vederla, quindi intanto vorrei correggere. Effettivamente io ho fatto storicamente karate quando andavo a scuola, quindi facevo anche qualche gara, però ho fatto effettivamente anche un po' di judo quando ero in accademia, quindi non mentivo. Però ho fatto molto di più karate. Vi voglio ringraziare perché siete l'incarnazione, ma veramente come si diceva, non a parole ma a fatti, di tanti messaggi che io cerco sempre di trasmettere quanto incontro ragazzi e ragazze, lo cerco in Italia o anche all'estero, che è quello del fatto che va bene sognare, dopo mi dicono no, anch'io sogno di andare nello spazio, voi sognate le Olimpiadi, chi sognerà magari di suonare in un'orchestra prestigiosa, tutti quanti abbiamo dei sogni. Ed è importante avere i sogni e tenerli accesi e tenerli presenti. Però tra l'avere il sogno e realizzare il sogno c'è questo, c'è la fatica quotidiana, c'è il sacrificio, c'è l'impegno, c'è la concentrazione che ho visto nei vostri sguardi, negli sguardi dei musicisti di prima. Quindi non ho niente da dire perché hanno detto tutto loro con i fatti, con proprio dimostrandolo. E l'unica cosa che mi viene da dire è di citare John Kennedy, probabilmente avete sentito, no? Quel famoso discorso che nel mondo spaziale si cita spesso, no? del 61, entro la fine del decennio manderemo un uomo sullo spazio e lo riporteremo al sicuro a casa. Però parte di quel discorso, che io mi ricordo che studiai a scuola, era anche, no? Tutto un discorso di responsabilizzazione, dove diceva non chiedete che cosa il vostro paese può fare per voi, ma chiedetevi che cosa voi potete fare per il vostro paese. E credo davvero che le persone che danno a questi giovani queste possibilità incarnano proprio questo spirito. Non chiediamo che ci diano, ma intanto facciamo noi, con grande generosità, con grande proprio spirito di mettersi a disposizione, no? Come si diceva prima, non mi chiedete che cosa mi date in cambio, perché poi quando ci si mette in gioco con generosità, poi in qualche modo prima o poi la vita figlio pino. Sì, quindi no, quando ci si mette in gioco con generosità, anche mettere in gioco i propri talenti, anche dire no, io ho dei talenti, ho delle opportunità, mi metto in gioco con generosità, magari anche senza un riscontro immediato, però credo che sia certo che prima o poi la vita ti ricambia. Quindi spero davvero che possiate anche essere degli esempi per